Ma adesso voglio farvi vedere una ricerca molto bella in cui gli americani hanno fatto degli esperimenti non sulla propria popolazione, ma conosciamo appunto quello che sta alla base, il background, appunto due politici appunto nell'Ecuador sono stati pagati, pochi soldi, tutto sommato. E hanno permesso che dei quartieri interi, appunto, delle città fossero irrorate con questa sostanza e poi si prelevava dei campioni, appunto, della popolazione per vedere, appunto, se fosse possibile causare dei danni genetici permanenti. E la risposta è stata sì. E il passo successivo? Negli Stati Uniti, sopra delle città più grandi, delle metropoli, appunto, abbiamo trovato delle prove biochimiche che a questa miscela, appunto, che viene irrorata, che appunto ci fosse anche il glifosato. Quindi piccola sperimentazione in Ecuador, l'applicazione sulla propria gente negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi hanno la maggiore percentuale mondiale di patologie neurologiche. Qui brevemente i sintomi appunto causati da questa sostanza, da questo erbicida. Quindi ipertensione, ictus, diabete, sovrappeso, colesterolo, Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, autismo. E sull'altro lato abbiamo diversi tipi di tumore. Questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha classificato questo prodotto come carcinogeno, cancerogeno. E il governo tedesco ha deciso di non reagire a questo. Cioè più del 90% appunto dei casi si utilizza questo prodotto, lo si può appunto trovare in ogni agraria, in ogni negozio che vende prodotti dell'agraria. Sappiamo che nel Sud America sono molti e grandi estensioni di campi che vengono irrorate con questo prodotto e che questa classificazione come sostanza cancerogena non è ancora giunta appunto alla stampa, non è stata trattata dalla stampa e considerata. Ecco, e qui questa è una ricerca che è stata fatta da noi a Seattle e ognuna di queste colonne è il tasso di una determinata contaminante, appunto, nel latte di una madre specifica. E questi sono le madri, sono i nomi delle madri, le acronimi, naturalmente. Sì, quattro di queste pazienti erano mie pazienti. E abbiamo misurato i PDDE. Questi sono i ritardanti di propagazione della fiamma, che vengono appunto giungono nel latte materno e questi ritardanti sono noti. Sono noti per cambiare appunto l'orientamento sessuale del neonato o dell'embrione. Sappiamo che oggi devo essere molto
anche politicamente molto attento. Abbiamo visto il bellissimo lavoro di Sophie oggi, dove appunto lei è molto più coraggiosa di parlare di determinati temi rispetto a me, dal mio lavoro di costellazione, appunto. Io so che lavoro molto con uomini e donne che hanno il cosiddetto gender dysphoria, cioè si tratta di donne che vorrebbero diventare uomini che vogliono diventare donne. Sappiamo che io ho curato più di 20 di queste persone prima degli interventi chirurgici permanenti per cambiare sesso, eccetera. E so che con tutti, insomma, ce l'ho fatta riorientarli e ricondurli al sesso che è conforme con il loro corpo, con il loro fisico, utilizzando misure decontaminanti massicce. Lavoro psicologico anche e lavoro di costellazioni. Sappiamo del lavoro di Bert che come giovane uomo possa essere identificato con una persona dimenticata nel sistema familiare, anche con una donna, e questo può essere risolto con il lavoro di costellazione. E questo se appunto come feto sono esposto nel grembo materno a determinati contaminanti chimici. Quindi modifica il mio cervello, la mia identità, come io mi sento, come penso. E una parte di questo appunto è riversibile quando viene decontaminato. E so che per alcuni di voi, insomma, se siete omosessuali, lesbiche, eccetera, che è sgradevole. Avete lavorato per tutta una vita ad accettare dove vi trovate ora. E poi arriva Klinghardt e dice no, insomma, liberatevi. E per trovare veramente chi siete, risanate il vostro sistema familiare. E risanate il vostro sistema ormonale. E se continuate a sentirvi come siete, allora sarà ora di accettare il destino. So che in questo momento ho perso tanti amici, ma adesso, ma io parlo come scienziato a voi, semplicemente questa è la ricerca, appunto in questo latte materno c'era poco di questi ormoni, di queste sostanze ormon alteranti. Qui invece ce n'erano molte di queste sostanze. Ricordate il ritardante di fiamma era. I PBDE appunto sono cancerogeni, tumori al cervello appunto in infanzia, o tumori anche in età adulta. Anche disturbi comportamentali severi. Nei bambini, iperattività, aggressività, eccetera. E adesso arriva qualcosa di particolare. Vedete, questa linea è un po' più scura dell'altra. La EPA americana.
l'Agenzia di protezione dell'ambiente, appunto, ha dichiarato se un liquido contiene più di questo contaminante, più di questa linea. Ecco, questo liquido non può essere smaltito attraverso il water. Quindi è criminale versare questo liquido, appunto, nel gabinetto, appunto. Nonostante questo, 6 di questi latti materni hanno superato questo valore. Adesso volevo chiudere questo e per arrivare a qualcosa di personale. Si tratta di me e di mio padre, allievo di Bert, e lavoro appunto ad un livello molto basso. Ho avuto una relazione molto difficile con mio padre, molti di voi sanno, nel lavoro delle costellazioni. Il rapporto appunto figlio-genitore può fluire solo rispettando in questo caso il padre e aprendosi all'amore, a quel che il padre dona, quello che il padre dà. E nonostante il lavoro iniziale di costellazioni che avevo fatto con il padre, appunto, non sono riuscito, e volevo appunto farvi vedere come alla fine invece ci sono riuscito. E spero che Bert dopo non mi dica, appunto, mi sono accorto che non ce l'hai fatta. Ma oggi posso dire con certezza che sento l'amore appunto di mio padre e che posso vedere come da bambino io potevo percepire il suo amore. Ecco, nonostante la sua violenza, nonostante gli abusi in famiglia e i danni con cui io vivo. E volevo farvi vedere il percorso che io ho fatto.